Leo il camioncino curioso, lo spazzaneve e la mini pala. Brrr, che freddo! È inverno, tutto è ricoperto di neve e guardate, uno spazzaneve a turbina pulisce la strada dalla neve. Oh, ehi! Sta buttando la neve sulla casa dei robot. Pulisce molto bene la strada, ma ha creato dei problemi ai robot. La porta non si apre. Possiamo anche ridere, ma il problema rimane. Che muscoli, robot Viola! Pensi di riuscirci? Vediamo. Questo sì che ci fa ridere! Sembri Babbo Natale! Dove sono i regali? Adesso siamo sul tetto, ma non possiamo scendere. Sta arrivando Leo! Ehi, ciao! Siamo bloccati in casa! Puoi aiutarci? Che cosa hai scaricato, Leo? Vediamo. Un telaio giallo e rosso, molto resistente. E questa è una cabina, blu. Un sedile giallo e nero, come i due comandi, e tutti vanno dentro la cabina. Gli sportelli, uno e due. Anche questi potenti fari sono due, blu e bianchi. Le quattro ruote, una, due, tre e quattro. Quante leve e due pistoni idraulici. Una rossa e grande batteria. È una mini pala meccanica, si chiama anche Bobcat, il nome in inglese della lince rossa, perché è agile e robusta come il felino. Ma, ehi, manca la benna. Leo, cerchiamola. Per fortuna la strada è stata pulita dallo spazzaneve a turbina. Strade e incroci ben puliti. Ma non è facile trovare gli oggetti coperti dalla neve. Hai visto la benna? Sì! Ah, vero! Eccola qua! La neve è alta! Si può rimanere bloccati! Attento! Oh, ce l'hai fatta. Bravo Leo. Torniamo dai nostri amici. Perfetto, la batteria si sta caricando. Amici robot, sta arrivando la mini pala! Ah beh, sì, ci vuole anche il camion che porti via la neve. Ottima soluzione, Leo! Thank you.
Fatto, robot! Potete uscire! Attenzione, lo spazzaneve! Ah, siamo dei pupazzi di neve! A presto, Leo! Ciao, amici! Due, tre, quattro, cinque pesci qui si tuffano. Sei, sette, otto, nove, dieci insieme nuoteranno. Leo li chiama uno alla volta e tutti i pesci nuotano. Sono tanti e colorati, insieme nuoteranno. Uno, due, tre, quattro, cinque pesci qui si tuffano. Sei, sette, otto, nove, dieci insieme nuoteranno. Leo li chiama uno alla volta e tutti i pesci nuotano. Sono tanti e colorati, insieme nuoteranno! Uno, due, tre, quattro, cinque, noi nuotiamo con i pesci. Quando poi si stancheranno, andremo a Leo, il camioncino curioso. Il minivan. Ciao, Leo! Hai il cassone stracarico. Non si capisce di che si tratta. Guardate, qui al parco divertimenti Lifty e Max ancora si sfidano al gioco preferito. Leo, non stai andando al parco divertimenti, saresti fuori strada. Ah, sei arrivato? Vediamo dove. La casa dei robot! Eccoli! Ciao, simpaticoni! Leo ha una sorpresa per tutti noi. Oh, è qualcosa con le ruote. Quindi va su strada, ma che cosa sarà mai? Assembliamo. Un telaio rosso con due fari. Forse è un'auto sportiva. Le ruote. Due da un lato e due... Ehi, manca una ruota! Vai, robot rosso! Le quattro ruote sono a posto.
E questi che cosa sono? Tre batterie. Ed ecco il motore elettrico, collocato nel vano motore. Questi a cosa servono? Sedili pieghevoli e... E il piano copribatterie. Console dei comandi, volante e protezione. No, non è un'auto sportiva. È un veicolo elettrico. Ma a cosa serve? Ecco la carrozzeria della cabina. Gli sportelli. È un bellissimo minivan, utilissimo per i robot, facile da utilizzare ed è un vero divertimento. I robot sono molto felici. Guardate come si apre lo sportello. Premere e... Wow! I robot sono pronti, ma il minivan non parte. Leo farà qualcosa. È inutile provare. Non parte. Il robot rosso ha avuto un'idea. Vediamo. Il minivan è partito, ma va lentissimo. Ecco la soluzione. Non è proprio piacevole per chi deve spingerlo. Alt. Leo, devi aiutarci. Sì, le batterie sono scariche. Amici robot, Leo risolverà tutto, ma ci vuole un'ultima spinta. E questo è il caricabatterie. L'energia viene creata dalla pala eolica, mossa dal vento, quindi non inquina. Fatto! E ora i nostri amici robot partono per una bella gita in minivan. Musica e tutti al parco divertimenti! Lifty, Max, eccoci qua. Siamo venuti con il minivan. Giochiamo insieme? Buon divertimento! È stata davvero una bella sorpresa, Leo. Alla prossima puntata! Pollice il più grosso ed è il papà. Pollice, pollice della nostra mano. Questo è l'indice, la mamma delle dita. Indice, indice della nostra mano.
questo il medio che sta al centro ed è il fratello. Ecco il medio della nostra mano. Sorella tutta verde, l'anulare, anulare, anulare della nostra mano. Ah-ha! Ecco il mignolo, è più piccolo e carino. Mignolo, mignolo della nostra mano. Giochiamo di nuovo con le dita? Pollice, indice, medio, anulare e mignolo! Questa è la nostra mano! Leo, il camioncino curioso e la giostra riciclata. Oh, che mucchi di vecchi veicoli! Macchine e camion che dopo aver viaggiato per migliaia di chilometri finiscono in questo deposito di rottami. Guardate, il camion gru sta scaricando un vecchio aeroplano. Oh! E ci sono auto, elicotteri, sopra il cassone di questo camion. Alla vecchia giostra i robot e l'escavatore si stanno sfidando al gioco. Ciao Leo, ben arrivato! Ma cos'hai nel tuo cassone? Possiamo vedere? Va bene, ti seguiamo. Ehi amici, andiamo! Ci farà sicuramente una sorpresa. Oh, oh, oh! È un grande gioco questo. Assemblarlo sarà un vero divertimento. Una grande base con tanti colori e luci. E la mettiamo ben ferma a terra. Questo è il motore. Grande e potente. E lo inseriamo dentro alla base. La parte superiore ruota attraverso l'ingranaggio che si inserisce nel motore. Che bellissima guglia! È un'esplosione di colori! Questi due elementi dove li mettiamo? Ah, sì, robot, prendiamo anche questo pezzo. È fantastico! Una torre altissima! Tutti vorremmo giocarci! Ecco cinque traverse blu. Una, due, tre, quattro, cinque. Vediamo dove vanno inserite.
l'altra... Sì! Ma questa è una giostra! Evviva, amici! È bellissima! Oh, è vero! Mancano i seggiolini! Vanno appesi alle braccia della giostra! Leo, hai trovato una soluzione? Leo, ci hai portato in discarica! Oh, e va bene! Oh, un missile, un aeroplano, una macchinina scontro e un'auto Formula 1! Ma non sono marcianti! Li hanno buttati in discarica perché troppo vecchi! Ah sì, sono sporchi. Ah, lifti! Barattoli di vernice, pennello, rullo. Sì, diamoci da fare. Sì, robot, lava la macchinina blu. Poi il missile tornerà come nuovo. Il robot rosso dipinge una macchina da corsa. La macchina da corsa è pronta! Una vera Formula 1! Un grosso camion trasporta tutti i veicoli verniciati. Alla giostra! Arrivati! Agganciamo i veicoli riciclati. Autoscontro, aereo. Razzo. Elicottero. Azioniamo questa meravigliosa giostra con parti riciclate. Buon divertimento! Questo sì che è volare! Vorremmo venire anche noi! Con Leo è sempre bello giocare. Alla prossima puntata con un'altra sorpresa. Ciao! Cinque rane in uno stagno su di un tronco ad aspettare. Vogliono catturare le zanzare. Una rana salta in acqua, non riesce ad aspettare. Quante ne rimangono di rane? Cra! Una, due, tre e quattro. Quattro rane in uno stagno, su di un tronco ad aspettare. Vogliono catturare le zanzare. Gnam! Una rana salta in acqua, non riesce ad aspettare. Quante ne rimangono di rane? Cra! Una, due, tre. Le tre rane in uno stagno, su di un tronco ad aspettare. Vogliono catturare le zanzare. Gnam!
Una rana salta in acqua, non riesce ad aspettare. Quante ne rimangono di rane? Cra! Una e due! Le due rane in uno stagno, su di un tronco ad aspettare. Vogliono catturare le zanzare. Miam! Una rana salta in acqua, non riesce ad aspettare. Quante ne rimangono di rane? Cra! Una! È rimasta una rana, forza prendi una zanzara. È ora di tuffarsi e mangiare. Dai! Salta in acqua con le rane che ti stanno ad aspettare. Quante ne rimangono di rane? Cra! Leo, il camioncino curioso, la gru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stiamo giocando a nascondino. Robot Viola, introvabile. Anche Lifty è sparito tra i grandi rottami. Il robot rosso si distrae guardando il camion gru che deposita un rottame molto in alto. Ehi, è un'idea! Nascondersi lassù, sì! Proviamo! Oh, oh! Oh! Yuhuhu! Da quassù si vede il mondo intero! È bellissimo! Oh! Oh! È impossibile uscire da qui! Ehi! Il robot rosso è rimasto chiuso tra i rottami! Troppo pesante! Il camion gru! Il suo braccio è fortissimo! Evviva, sì! Liberiamo il robot rosso! Oh. Questo vecchio camion è incastrato nei rottami! Ma sta arrivando Leo! Ciao! Non riusciamo a liberare il robot rosso! Ti sta salutando! Come possiamo fare? Guardate, questa è una gru fissa a torre. Sono potentissime. Componiamo. La base. I tralicci che compongono la torre. Uno, due e tre. La cabina per l'operatore della gru. Le parti scorrevoli del braccio, l'una dentro l'altra. I contrappesi. Gancio e carrucola. Ed ecco il cavo d'acciaio dove attaccare il gancio. Guardate! La potente gru domina tutti i mucchi di rottami! Liberiamo il robot rosso! I comandi sono nella cabina! Eh già, bisognerebbe volare per arrivare fino a lassù. Come ci arriviamo?
cosa sta cercando Leo. Qualcosa per arrivare lassù. Qualcuno sta spingendo una piattaforma senza farsi vedere. Leo! Oh? Ehi, Leo! Con questa si può salire lungo la gru. Prendiamola. Pronti? Robot Blu, sali sulla potente gru. Ci siamo, amici. Iniziamo. Estendiamo il braccio. Togliamo dall'alto tutti i rottami che bloccano il vecchio camion. E via anche il camion. Attenzione, robot rosso, stiamo per volare. Ma chi è? Vive in mezzo ai rottami? Lo scopriremo alla prossima puntata, amici, con Leo il camioncino curioso. Il mare si agita ancor, il mare si agita ancor, il mare si agita e poi chissà chi ci abiterà. Un pesce! Qui nel mare, tra le onde, voglio restar con te. Pesce, pesce, siamo amici io e te. Il mare si agita ancor, il mare si agita ancora, il mare si agita e poi chissà chi ci abiterà. Un delfino! Qui nel mare, tra le onde, voglio restar con te. Caro delfino, siamo amici io e te. Il mare si agita ancora, il mare si agita ancora, il mare si agita e poi chissà chi ci abiterà. Una razza! Qui nel mare, tra le onde, voglio restar con te. Pesce, pesce, siamo amici io e te. Il mare si agita ancora, il mare si agita ancora, il mare si agita e poi chissà chi ci abiterà. Una balena! Qui nel mare, tra le onde, voglio restar con te. Cara balena, siamo amici io e te. Il mare si agita ancor, il mare si agita ancor, il mare si agita e poi chissà chi ci abiterà. Uno squalo martello! Qui nel mare, tra le onde, voglio restar con te. Squalo martello, siamo amici io e te. Il mare si agita ancor, il mare si agita ancor, il
mare si agita e poi chissà chi ci abiterà. Un granchio! Qui nel mare, tra le onde, voglio restare con te. Granchio, granchio, siamo amici io e te. Guarda quanti giocattoli nel nostro mare! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Heh heh.